Benvenuti, bentornati. Siamo su Robin Hood Sherwood Builders, questa avventura, azione, crafting, esplorazione, c'è un po' di tutto. E praticamente eravamo al villaggio, stavo sistemando un po' tutte le cianfrusaglie, tutto quello che avevo ormai nel mio inventario, un casino immenso. Abbiamo liberato Adle, abbiamo aiutato questo, abbiamo aiutato quell'altro. Ragazzi, adesso troviamo qua nella nostra capannetta, nel nostro insediamento, abbiamo fatto un po' di pulizia, eh? Sì, effettivamente ho sistemato un po' tanta roba nell'inventario, ho tenuto le armi principali e i picconi principali, attrezzatura varia, alcune bevande per aumentare l'energia, e ho tenuto gli utensili per ripristinare di riparazione, sia per gli attrezzi, le spade, l'arco, le piccone, eccetera, di qualità alta, che di qualità buona, che di qualità bassa. Le ho entrambi, così capita qualcosa. Un sacco di cose da mangiare, ragazzi, tantissima roba da mangiare. Qui ho delle frecce di scorta. Sì, ho fatto anche delle frecce punte d'acciaio, perché ero senza. Vedete, in alto ne sono ancora 200, perché ero praticamente senza. Siamo quasi al massimo con tutto. La spada, ragazzi, dobbiamo cercare. Per la spada bisogna per forza trovare il filo. Col filo andiamo a sistemare la tessitoria, con la quale sistemiamo l'alchimia, che alla fine ci dà il platino. Col platino, insomma, è tutto un giro, ragazzi. Bisogna trovare il filo. Ne abbiamo due, ce ne vogliono tre di fili per poter andare avanti con questa avventura. Intanto qua abbiamo sistemato anche qua dentro, ho messo tutto in ordine, praticamente ho le bevande di scorta, di ripristino dell'energia, sempre della salute, tutte le frecce che ho, un sacco di, ho varie frecce, punta di ferro, freccia di legno, fumogena, infuocata, trappola di lama, trappola esplosiva, freccia con punta d'acciaio, freccia paralizzante, insomma c'è avvelenata un sacco di tipi di frecce. Abbiamo anche un sacco di unguenti, alcuni si possono anche vendere ovviamente, altre spade di scorta, e questi gli scrigni dell'apprendista e gli scrigni del fabbro servono tantissimo per migliorare le nostre cose, le nostre armi e tutto quello che abbiamo. E qua siamo a posto, qui siamo a posto. Ho messo qui fuori, vabbè, qua abbiamo del materiale di scorta che eventualmente lo teniamo sempre qua. Intanto, ragazzi, grazie per tutto quello che fate per il canale, per i like, eccetera, per le iscrizioni, per le visual, per le condivisioni, per i commenti. Fanno piacere i commenti, ragazzi, mi aiutano tantissimo. Se volete io posso aiutare voi, se posso, ovviamente, volevo dire, lo faccio volentieri. Se avete qualche problema, qualche dilemma, qualche domanda, quesito, scrivetelo nei commenti qua sotto, io vi risponderò come ho sempre fatto. Magari se la cosa è particolare, nella sezione community vi illustrerò anche quello che ho fatto io, come ho capito io. E qui abbiamo invece una botte, ho messo alcune cose di scorta, vabbè, ho messo un po' di farina, sale, eccetera, tutte cose di scorta che abbiamo in più, più la bandana, eccetera. E qua abbiamo queste cose qua. Poi invece dall'altra parte nel magazzino, la nostra scorta proprio con cui facciamo tutto, il magazzino è quello qua. Magazzino abbiamo tantissime merci che servono per costruire, dalle armi, dalle pietre, dal materiale, alle rocce, alle corde varie. Ecco ragazzi, qui sono i fili che ci vogliono, ne ho due, un pezzo di filo malleabile a volte utilizzato nelle costruzioni. Ce ne vogliono tre. Io ne ho due, troveremo anche l'altro. Qui ho tutte cose, anche tutte le varie pelli di orso, di lupo, gemme, un sacco di cose che trovate in giro, ma tantissime. Abbiamo ancora due righe da sbloccare, ovviamente pagando 3300 la prima riga, forse 3500 la seconda, non so. E possiamo migliorare il tutto. E poi ho migliorato qualcosina, ragazzi. Intanto già da sempre la cucina, il fabbro a livello 3 l'abbiamo sempre avuti. Abbiamo l'alchimia, ragazzi, a livello 2, bisogna portarla a livello 3. Ho costruito questo, è il tiro a segno, ce l'avevamo già. Qui è dove impariamo le varie abilità. Finta, calcio, fendente. Abbiamo sbloccato il livello 2, ragazzi. Il livello 2 possiamo fare il doppio pendente, e so che sono queste cose qua, le vedete sopra anche illustrato, i pendenti, il doppio pendente, questo per esempio il doppio pendente, doppio danno, ma non doppio affaticamento, nel senso che mi affatico una volta solo, ma faccio male il doppio. Abbiamo sbloccato queste cose qua che si sbloccano con i punti qualità, con i punti di abilità, scusate.
Poi abbiamo creato una cosa che ci mancava sicuramente, vabbè, questa l'abbiamo già, questa bisogna portarla a livello 3 assolutamente, perché ragazzi a livello 3 possiamo costruire cose che al momento non possiamo costruire e ci serve tantissimo a livello 3. Abbiamo costruito la cucina ragazzi è costruita e qui possiamo cuocerci delle carni, delle tutte cose che fanno aumentare la vita di tantissimo, la fame, la salute e queste cose del genere. E poi ci mancava questo ragazzi, che è questo, vediamo se è lui, ci manca, no, questo è il capanno del cacciatore, l'avevamo già, siamo a, sì, abbiamo provato a livello 3, praticamente qui abbiamo tutto, l'inseguitore a livello 3, intuizione a livello 4, vista acuta a livello 4, non ho aumentato cacciatore erborista, ma assassino a livello 3 sì, questo qui per adesso non mi servono tantissimo. Cosa abbiamo aperto di nuovo ragazzi che voi non sapevate? Questa è il campo di tiro, l'avete già visto, forse è questo allora. Questa è la cucina. Cosa ho aperto che non sapevate? Qualcosa altro devo aver aperto che non avete ancora visto. Due cucine abbiamo ragazzi, ma che scemo che sono. Che me ne faccio i due cucine? Ho sbagliato io, questa è la cucina a livello 1 e l'altra che cucina è? Due cucine uguali non ha mica senso, eh? E questa è la cucina a livello 1 anche lei, eliminiamo uno dopo, non me lo ricordo, ne avevo due, poi eliminerò uno. Però ho fatto una cosa ragazzi che volevo farvi vedere dove l'ho messa. Cos'è questa? Campo di tiro. No, questo è per gli archi, le frecce. Ho fatto una cosa che adesso al momento non trovo più, ma so che è importante. Capanno del cacciatore, le abilità. Tessitoria. Vabbè, quando lo trovo, ragazzi, ve lo farò vedere. E intanto abbiamo... questa l'abbiamo già, questa l'avevamo già, questa è l'alchimia, va bene. Andiamo a fare qualche missione, ormai siamo già... però possiamo eliminare anche una cucina, ne abbiamo due. Non so perché ho due cucine, una è là e una è qua. Eliminiamo una cucina, forse da qua si può eliminare, vediamo. Di eliminare una... anche perché abbiamo il personale che poi alla fine ci manca, Nel senso che allora abbiamo una tessitoria qua, abbiamo una cucina livello 1 qua, una cucina a livello 1 qua. Togliamo questa se possiamo, non so come si fa. Sì, distruggi. E probabilmente liberiamo anche un lavoratore. E forse del materiale. Sei sicuro? Certo. Probabilmente abbiamo anche del materiale che ci è rimasto, va bene. Adesso ci rifocilliamo perché dobbiamo bere e mangiare qualcosa prima di andare via. E un top, ma quanti top ragazzi che ci sono. Ci rifocilliamo, mangiamo qualcosina, cos'è questo? Mangiamo uno di questi che fanno tanta roba. Beviamo, che è tanta roba anche bere. Riempiamo la bottiglietta subito, inizialmente perché ci serve. Andiamo qua subito. E siamo pronti a partire. Nel frattempo ragazzi in descrizione vi ricordo sempre la playlist, se avete perso qualche episodio la trovate. Trovate anche informazioni su Telegram, nel canale, nel gruppo e nella community. Se serve qualcosa di importante scrivete anche lì, anche nei commenti, quello che volete. Vediamo un po' ragazzi dove possiamo andare. Qua abbiamo già sbloccato tutto quanto. Qui cosa c'è ancora? Ci sono nemici, reputazione guadagnata, quindi guadagnata. Dovremmo andare probabilmente qua a aiutare qualcuno. Allora, possiamo aiutare questa, cos'è qua? Punto di interesse, vediamo se riusciamo, è molto lontano, no. Siamo qua, andiamo, ah ok, e qui c'erano i frati ragazzi, andiamo a vedere. Andiamo qua,
C'è il cartello, il segnale, possiamo andarci. Quello dello sceriffo, ci sono quei nemici? No, il posto dove è a posto. Andiamo qua direttamente, vediamo se ci fa andare direttamente. C'erano tre frati qua. Abbiamo preso il materiale, abbiamo sono riusciti a scovare il trucchetto per aprire, per entrare dentro a una specie di monastero chiuso, e mi ha fregato un po' di robetta. E qua c'erano tre omarini. Ragazzi, una cosa importante. Oggi siamo già verso il 21. Il 28 di questo mese si può giocare a UFL, mi sembra il 28 se non sbaglio. Il 28 UFL dalle 14, c'è cioè un giorno di prova, non lo so bene. Poi il 30, ma in realtà noi lo faremo il 27 con la preview, con la pre-anticipazione. Star Wars Outlaws uscirà il 30, ma noi lo porteremo il 27. Quindi occhio ragazzi al canale. 27 e 28 partiremo con cose nuove. Star Wars, l'ultimo che sta uscendo, imminentissimo, dicono che sia fatto molto molto bene, lo proveremo insieme. Ci sarà UFL ancora in prova per un giorno, due, non so quanto tempo ci sarà, perché dovrebbe uscire il 12 settembre, ma intanto sarà in prova. Ragazzi, c'è carne al fuoco, eh? Quindi fine il 28 e 27, state pronti che qualcosina sul canale portiamo sicuramente. Ma parliamo adesso con Frate Leon. Ciao Leon. Benvenuto fratello incappucciato. Vabbè, penso poi a chi parla. Il cappuccio va bene, ma la tonsura è un passo eccessivo per me. Mai dire mai, il Signore opera per vie misteriose. Può darsi, ma preferisco sapere dove sto andando. Anch'io confido solo in un potere più grande di me per rivelarmi quei misteri. Come fa a essere conveniente? Beh, ti ho incontrato, quindi piuttosto bene, amico. Dite amico, ma potrei essere un bandito assetato di sangue pronto a uccidervi. Come la mettiamo? Avresti sguainato la spada ben prima che iniziasse questa conversazione, quindi mi permetto di dissentire. Hai ragione. Quindi come usi la tua illuminazione per proteggerti? Noi frati viaggiamo insieme di cappella in cappella, di villaggio in villaggio, diffondendo la parola di Dio. Potrebbe non essere sufficiente per scacciare i ladri. Abbiamo anche una reliquia di San Benedetto. Sono sicuro che sai che non è quello che intendo. Sì, e so anche che la strada finale per il monastero sarà pericolosa. E così la reliquia purtroppo non può aiutarti. Si è mandato a te, San Benedetto. Ha pregato perché il Signore ti mandasse. E tu non rifiuteresti protezione a uomini devoti, vero? Madonna, ragazzi. Qui è brutto, mi fa sempre andare a fare delle cose a luci che a me non piacciono. Giusto, ma non è merito della reliquia. Qui, ragazzi, si fa andare in mezzo alle imboscate e noi da soli ci attaccano come dei bruti assettati di sangue e la vedo male. Giusto, ma non è merito della reliquia. Parere tuo, io la penso altrimenti. Con il Signore che ci guida per mano, nessun male ci coglierà sulla nostra via. Vero, questa zona non è tra le più sicure. Abbiamo bisogno di qualcuno come te che ci aiuti a raggiungere in sicurezza la soglia della chiesa di San Peter. Sì, va bene. Va bene. Vi aiuterò, tanto morirò semplicemente anch'io. Il Dio sia lodato, dobbiamo solo fare qualche fermata lungo la strada e saremo a posto. E dovete fare la pipì? Inaspettato. Va bene, andiamo. Oh. Merda. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. We ask you for thy providence and grace. Che succede? Ma porca miseria, mi sono fatto fregare. Ho capito, io devo su per di qua. Let us pray for the strength of our hooded allies, sword arm. Lord, give him strength. Ma fa, prega, no? Prego, no? E quindi? Boh. Andiamo avanti.
Ma ragazzi, non so qua, ti pregano questi. E non è che posso anche parte salvare? Cioè, ragazzi, perdiamo un sacco di tempo qua. Dove preghiamo, fratelli? Ragazzi, facciamo così, ragazzi, che voglio andare a prendere questa missione, sennò alla fine ne fanno fare un casino. Allora, io sono in alto i vostri cuori, ok. Conduci i frati in sicurezza, ok, parla con frate, ok. Per il momento non vedo nemici in zona, eh. Ok, si parte. Ragazzi, che faticaccia, eh? Prendiamo tutto. Un attimo, e arrivo. State buoni! Tra l'altro, state buoni, porca miseria. State buoni. Buoni. Ah, aspettate che deve crescere la mia forza, eh? Con calma. E che abbaia un cane fuori? Devo tornare sulla mia forza, perché è un po' giù di corda, eh? Io per fare il forte devo fare la... Ah, ok, con la lettera A e... Andiamo di qua, eh. Pregate ancora? Con calma, che non c'ho la porta abbastanza, deve crescere. Facciamo così, prendiamoci 10, 25, facciamo così, prendiamo uno di questo, così mi sale. Ma voi andate pianino, con calma, che qua ci fanno tutti fuori, eh? Ci seccano come dei cammelli, eh? Mi raccomando, sono cattivissimi questi, eh? Non so perché, ma meno male che sono pochi che attaccano, perché se fosse... qui c'è da pregare, eh? Ecco, bravi, pregate che io mi riposo. Madonna, ragazzi, che gentaglia che c'è in giro, eh? Sì, pregate, pregate. Chi abbiamo trovato in giro, raga? Non so neanche io che abbiamo trovato in giro. Vediamo cosa abbiamo trovato. Ah, ok. Beni rubati, questi cosa sono? Birra. Beni rubati, birra, un apprendista. Vabbè, cose buone. Questo cos'è? Vino. Questo cos'è? Idromele. Va bene. Già finito? Aspetta, aspetta che devo mangiare. Ok. Qua c'è un salvataggio.
Prendiamo tutto. Prendiamo. Arrivo, arrivo con calma, eh. Ma dove dovete andare? Porcaccia, ma c'è niente, non abbiamo dimenticato niente? No. Però con calma, ragazzi, con calma. Oh, qui c'è da pregare ancora. Pregate, bravi, pregate anche qua che noi ci divertiamo, eh. Nottingham. Ah, è qua, è questa la chiesa? Ma dai. Grazie a te, lode fratello incappucciato, lode a Dio. Vabbè. È stata un'esperienza, sono contento che siate sani e salvi. Anche noi, hai fatto un vero miracolo. Quantomeno non è stata un'impresa facile. Può darsi, ma preferisco sapere dove sto andando. Uno scopo per tutto. Spero che anche tu abbia visto qualcosa in più di noi. Come ti chiamano? Robin Hood di Sherwood, frate. Santo cielo, sei tu. Ho sempre saputo che eri un'anima gentile. E sono felice. Dio nei cieli, benedici Robin di Sherwood, grazie con la tua misericordia. Amen. Grazie, frate, ora saremo, sarete al sicuro nel vostro monastero. E questo è un monastero un po' all'aperto, eh. È un monastero cabrio, è decapotabile, grande, grande, figo, figo. È un monastero decapotabile, cabrio. Monastero cabrio, perfetto. Che ci... Erano spariti? Cioè, non so, erano qua? Sono nascosti sotto? Dove sono andati? Spariti sono, yeah. Oh, qui cosa c'è? Perché ci fa scendere qua? Ragazzi, facciamo così, vediamo in giro, perché non so perché mi fa scendere. Non c'è niente da prendere qua, solamente là c'è una casa. Case? Dove siamo? Ah, ok, siamo arrivati qua. Qui c'è un cartello che abbiamo già visto, quindi siamo magazzini. Ma dove siamo finiti? Ah, praticamente c'è tutto qua, abbiamo fatto. E qui cosa c'era? Reputazione. Vabbè, qui c'è qualcuno che ha bisogno, andiamo avanti. Qua sicuramente c'è qualcuno che avrà bisogno, andiamo a vedere chi è, cosa vuole, perché, per dove. Cerchiamo di capire. Un fumiciattolo, va bene, dai, forte ragazzi. Robin Hood arrivando. Dove siamo? Ah, c'è uno marino qua. Salve. Ah, dai, tranquillo, poi le... Ma c'è, posso... Madonna, che è successo qua? Posso entrare e dare un'occhiata? Poi io voglio il filo. Dove cacchio è il filo? Come c'è per terra? Io cerco il filo. Niente, nemmeno qua. Un'altra porta chiusa. Cioè, ragazzi, qua qui cosa c'è? Una serratura? Niente, tutto rotto. Di là c'è una porta mai sgangherata. Sentiamo che vuole questo. Dimmi, caro, parla con Jenkin. Ciao, gentile sconosciuto, per favore aiuta i poveri, i malati e i bisognosi. Non hai l'aria di nessuno di questi menzionati. Perché l'aiuto non è per me? Sono Jenkin, chirurgo ed erborista. Il mio scopo è curare le persone a Nottingham. È nobile, Jenkin, ma perché raccogli donazioni proprio qui? Perché è qui che desidero che i bisognosi trovino il loro rifugio. Come? Spiega. Vedi la rovina cadente dietro di me? Il castello di Nottingham è di fronte a te. Per favore, non scherzare, nemmeno sul nido di quella vipera. L'edificio dietro di me è un magazzino abbandonato, ho intenzione di trasformarlo. Come? Immagina, se ti va, questi luoghi. Una casa calda e accogliente, finestre coi vetri, con le vesciche. No, con dei vetri veri, con degli assi o, come dici tu, delle budella di maiale. Piuttosto lussuoso. Esattamente, il tutto affinché i malati e gli indigenti sentano calore almeno nei momenti più difficili. Sembra nobile e sta iniziando a piacermi. Che altro? Pelli calde sui tetti, non qualche branda puzzolente imbottita di paglia per metà mangiata dai ratti.
una visione grandiosa. E tu dici che questo rifugio sarebbe per chiunque? Sì, sì, chiunque ne abbia bisogno e in modo completamente gratuito. Ma me ne intendo di cure, so valutare chi ha bisogno di essere aiutato. Inoltre, gli affitti avrebbero sempre almeno due pasti caldi e tranquillità. Tanta tranquillità. Fanno albergo questo qua. Vorrei che tutto quello che dici fosse vero. Lo sarà. Ho raccolto i fondi dal mio studio chirurgico. Ho risparmiato a lungo e finalmente ho comprato questa baracca. Devo solo metterne via ancora un po' per il restauro. Ci vorrà più tempo, ma non sono preoccupato. Jenkins, immagino che tu abbia bisogno di vetro, pelle, di cinghiale per realizzare la tua visione, vero? Sì, è una quantità rispettabile, ma ce la farò. Ho già un po' d'oro extra. L'astia l'oro per il cibo, le attrezzature necessarie. Mi occuperò io del vetro e delle pelli. Come del vetro? Ma come cazzo fai a fare il vetro? Coglione, che non abbiamo neanche la fabbrica ancora, neanche... Ma perché ti impedichi in queste cose, Robin, che non abbiamo neanche il vetro? Che cosa? Che cosa? Tutto tu da solo, mio signore? Credo sia troppo, non è appropriato che io lo chieda. Non l'hai chiesto, io sto offrendo aiuto. Aspettami qui, tornerò a te con tutto. Madonna. Ma no, fammi un po' vedere cosa vuole questo, perché ragazzi... Questo vuole un sacco di roba e noi non ce l'abbiamo. Allora, andiamo qua ancora. Il sogno di... Popolano è questo? O conforta gli ammalati? 10... 15 vetro... Dai, segui la missione. 15 vetro e dici che... quel cinghiale? Ma sei mica normale tu. Dove cacchio lo trovo il vetro io? Su di qua c'è Nottingham. Dove sono i maiali così per... Di qua dove si va? Si va a Nottingham? Nottingham, Nottingham, ta-da! Non c'è nessuno? Ah, cioè, è chiuso. Figus. Vabbè, qui no, non ci interessa niente. Andiamo a cercare i cinghiali e il vetro poi si farà, perché ragazzi non ho idea di come fare il vetro. No, forse il vetro lo posso fare, so che ci penso. Andiamo a cercare i cinghiali. Dove sono i cinghiali? Ah, i cinghiali sono qua. Grande. Allora, per fare i cinghiali dobbiamo andare praticamente... Facciamo così, mettiamo un segnalino qua. E andiamo direttamente, tanto qua non c'è niente da fare, no? Andiamo direttamente, e questo è il posto più vicino, le cinghiali, fa vedere. Sì, i cinghiali sono solamente qua, quindi mettiamo un segnale, partiamo da qua ragazzi e andiamo direttamente là e vediamo un po' questi cinghialoni, se riusciamo a prenderne qualcuno, non so neanche come fare. Allora, non so neanche se con l'arco. Allora, vediamo i cinghiali da che parte sono. Di là. No, ho sbagliato. Porca troia. Più avanti ancora. C'è un accampamento là. Sarebbero qua i cinghiali? Ancora. Ho visto un rumore di cinghiale, l'ho sentito, ma non ho visto il cinghiale.
E dov'è il cinghialoide qua? Dove sono i cinghialoidi? Oh, oh miseria, eccolo là. Lo vedessi. Senti i rumori, ma non vedi i cinghiali, eh? Che dà fastidio, probabilmente i rumori li sento, ma dove sono i cinghialoidi? Ma come corre, Madonna? Ok. Uno l'ho preso, però ce ne vogliono mica, ce ne vogliono un bel po', eh. Ghiale. Ragazzi, diventa ardua la cosa, quindi ci... Un attimo, Il rumore... Ho sentito un rumore... Ok, vediamo. Allora ragazzi, intanto adesso io mi fermo un attimino qua, ci vediamo quando ne ho fatti un po' di più, perché ne ho fatti pochissimi. Raga, ho trovato fino a questo momento 18 carne di cinghiale, non so se sia sufficiente o cosa, no, pelle di cinghiale, però noi ci vuole il cuoio che non ho, probabilmente dovrò andarlo fare nel mio campamento, perché senza dubbio non mi dà il cuoio, mi dà la carne e la pelle. Ecco, uno morto qua per terra, un altro morto qua dietro. Mi venivano incontro, ragazzi, li ho fatti fuori, però me ne vorrei prendere un altro per vedere un po' la bellezza della morte di un cinghiale. Non ce ne sono più. Sono tutti scappati via perché sentono l'odore di morte e quindi i cinghiali se ne vanno. Ragazzi, io penso che ne ho abbastanza, però un altro sarebbe stato bello, un altro non si vuole. Qui ci sono delle porte, ragazzi, qui vi faccio vedere perché non ho capito come si fa a entrare. Ho trovato una porta chiusa e una aperta, però cinghiali non ce ne sono, eh. Ok, vi faccio vedere. Qua c'è questa porta che mi dice che ci vuole una chiave e c'è questa qua, basta che io faccio così, fate vedere con la vista supersonica, e c'è due porte, però non so come si entra, dobbiamo studiare. E poi ce n'è una che in là, non so come c'era in fondo, che c'era in fondo, diamo un'occhiata. Qui c'è un'abitazione, andiamo un attimino qua. Che c'è un'abitazione. Dov'è qua? E c'è anche un cartello, probabilmente.
C'è qualcosa qua? Ah, ok. Punto di memorizzazione. Mi fa comodissimo. Però non vedo gente qua. Sembra che sia disabitata. No, c'è una porta. Cos'è questo? Cotone, ragazzi. Cotone. Oh, cotone a gogo, eh. Cotone a gogo. Cos'è questo? Ah, credevo un morto, un tronco. Sembra che non c'è nessuno in questa casa, ragazzi. Facciamo una con la vista super raggi X. No, c'è qualcuno qui dentro. E qua c'è qualcosa, eh. Prendiamo. Permesso. Is anyone there? I'm looking for a place to sleep, herbs to buy. Questo non è una locanda. Puoi raccogliere le tue erbe, crescono dappertutto all'impassata. Che fine ha fatto l'ospitalità per il viaggiatore errante? Grazie, ma te l'ho già mostrato una volta e non lo farò più. Melissa? Melissa, ma che è successo? Melissa Car. Cos'è questo? Cardiaca. Anice. Perché Melissa è così scorbutica? Che le è successo a Melissa? Letto? Dove? Cioè, scusate, dov'è sto letto? Niente, prendiamo tutto. Melissa, no, non ci fa entrare Melissa, eh? Proprio, cosa sono tutte qui? Arnie? Cosa sono, ragazze? Va bene. Oh, qui c'è un sacco di roba. Anice. Anice. Ragazzi, torniamo al nostro villaggio e vediamo di fare qualcosa. Ci vuole sia il cinghiale, il cuoio, che non è 10, non è neanche uno, e 15 di vetro. Quindi andiamocene a Casupola e vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa nel frattempo. Poi intanto l'episodio è quasi al termine, però noi intanto andiamo qua e vediamo quello che possiamo fare. Poi, ragazzi, magari lo farò io con calma, offline, e quando sarò pronto partiremo con l'episodio. Dove cavolo è qua? Eccoci qua. Allora, andiamo tranquillamente qua, perché qua mi sa che non c'è nulla, eh. Andiamo via. Ok, siamo arrivati, eh? Quindi mettiamo via l'arco, andiamo. Allora, abbiamo diventato le cose che non ci servono, un sacco di roba. Mi sa che qua abbiamo tante di quelle cose che non ci servono. Vabbè, questo cos'è? Ale, e questo cos'è? Birra. E noi abbiamo questa roba qua. Va bene, però le mettiamo giù perché sono in più. Quindi mettiamo giù. Ale, ah no, non ce le ho qua, dove le ho messe? Ah, forse le ho messe qua dentro. Esatto, quindi mettiamo giù l'ale e la birra. Ah, ce n'è rimasto uno. La teniamo noi questa qui, allora. Poi cos'altro possiamo mettere qua? Niente, perché tutto il resto qui, cos'è? Cotone, freccia con punta di ferro, non ci serve. Tutto il resto ci serve a noi. Esatto. Questo cos'è? Pugnale lo mettiamo qua sotto, perché poi lo vendiamo, come questa roba qua che dobbiamo portare da qualche parte, come lo scrigno. Questo, ragazzi, lo mettiamo là, perfetto. Il resto, queste sono le punte nostre, sì, perfetto. Questo cos'è? Niente. Allora, andiamo qua fuori, mettiamo giù le cose in più che non ci servono. Quindi a questo punto abbiamo questa, che sicuramente la mettiamo qua, che è farina di grano, perfetto. Questo invece è
sale, lo mettiamo là, c'è la scena dell'altro. Cos'altro abbiamo da mettere giù? Basta. Allora, questo cos'è? Allora, mettiamo qua. Allora, andiamo, beviamo, mangiamo. No, mangiare no, beviamo per adesso. Tanto poi la riempiamo subito, non è un problema. Ok, ne riempiamo due, non è mica un problema. Perfetto. Andiamo adesso a vedere quello che possiamo fare, perché sinceramente... No, mettiamo giù un po' di robetta. Mettiamo giù quello che non ci serve, perché ragazzi, sapete che poi... dove cavolo vado? Abbiamo tante quelle robe con noi che alla fine non usiamo neanche... Allora, vediamo. Qui abbiamo... qui abbiamo qua pelli di... Ah, pelli di cinghiale, ne abbiamo già delle altre, quindi... Va bene, gliele mettiamo... Vabbè, questi intanto possiamo... E quanta robina che abbiamo qua, ragazzi. Pelle di cinghiale. Me ne rimane giusto una. Va bene, se ne rimane giusto una, al momento la teniamo qua. Tutto il resto... Facciamo così, mettiamo in ordine... E vediamo come fare sia il cuoio di cinghiale, perché ci vuole 10 cuoio di cinghiale. Andiamo in tessitoria, la tessitoria, ragazzi, eccola qua. Allora dobbiamo fare il cuoio di cinghiale, vediamo se ce lo fa fare oppure se bisogna ampliare qualcos'altro. Cuoio di cervo livello 2, vediamo, un po' di fortuna. Cuoio di cinghiale, perfetto. Cosa ci vuole? Sale? Allora, ci vuole sale, vediamo un po', ingredienti. 3 di cinghiale, madonna, 3 ce ne vogliono? Pelle di cinghiale? Dove ce ne abbiamo di pelle di cinghiale? Uno di sale, 3 pelle di cinghiale, 21. Ne posso fare 7. Porca miseria. Andiamo a prendere un po' di sale. Ne vogliono delle altre 21. Me ne vogliono ancora 9 di pelle di cinghiale, ragazzi. Vado a prenderla, poi torniamo. Ok, raga, ho fatto un po' di scorta di pelle di cinghiale. E ho preso anche il sale che avevamo in magazzino dall'altra parte. Quindi torniamo adesso qui al livello 2 e abbiamo da fare cinghiale, quello qua. Dobbiamo farne 10, se non sbaglio, possiamo farne addirittura 33, però mica tanti, e poi 10 possiamo farne proprio, 10, ricreiamo 10 di maialozzo qua. Va bene, ci rimane anche un po' di sale, un po' di... va bene. Poi abbiamo un sacco di carne qua, di maiale, chissà cosa si può fare con questa carne di maiale, cioè di cinghiale, del gran cibo di cinghiale possiamo fare, immagino, no? Allora, intanto queste le prendiamo con noi, poi io qua ho tanta cinghialite qua, andiamo a vedere cosa possiamo fare, c'è la cucina qui vicino, l'abbiamo fatta apposta la cucina, ragazzi, per il cinghiale, no, per tutto quello che c'è da mangiare, non per il cinghiale, perché mi sto chinando, scusate, me l'ho messo un po' male. Allora, vediamo, no, cinghiale qua non si può fare, salmone, cioè, cinghiale arrosto, sì, cinghiale arrosto cosa ci vuole? Possiamo farne un tot, perlomeno possiamo farne... andiamo a prenderne... Ci vuole ancora del sale, andiamo a prenderci ancora un po' di sale, raga. E poi torniamo qua a fare tanto di quel cinghialotto, che il cinghiale arrosto, ragazzi, è nutriente, è buono, è saporito. E con quello che costa, ragazzi, il cinghiale, cacciarlo, ho fatto una fatica bestia, almeno se lo mangiamo, dai, su via, andiamo qua... Prendiamo dell'altro sale, tanto quali sale ne abbiamo a bizzeffe. Questo cos'è? Sale e sale. Sì, dai, prendiamo questo. Prendiamo questo, andiamo. E poi il resto lo portiamo, lo mettiamo da qualche parte, quello che ci è rimasto, dai. Cosa fai? Che cacchio fai? Possiamo farlo qua, cinghiale, devo andare fino là, fatemi vedere. No, qua si può fare solo l'arrosto e basta, il coniglio e la lepre. Allora, andiamo a fare il cinghialo.
Bella mossa questa, come si faceva a fare? Come ha fatto? Grande! Cattivone! Ho imparato le mosse strategiche bestiali, eh? Allora, salve, buona donna, volevo fare qualcosa da mangiare. Allora, il cinghiale. Cinghiale arrosto. Possiamo farne 27. Minchia, Mix, 27. E quanto ci dà il cinghiale arrosto? 30! Ragazzi, ce la facciamo cinghiale arrosto? Ma li facciamo tutti? Perché 20? Ah, perché forse il tavolo continua... Ah, ok, più di 20 non si possono fare, va bene. No, che okay, via il magazzino, devo farli. Facciamo le 20, vai. E poi facciamo altri 7, che me frega, me li facciamo tutti. E così imparano a... Cosa abbiamo? Ah, abbiamo dopo questa roba qua... il cuoio del cinghiale, qui abbiamo roba che mettiamo giù, perché tanto trova che ragazzi, cinghiale arrosto non so quante ne abbiamo qua, questo carne di cinghiale, carne di cinghiale facciamo così, mettiamo insieme e un carne di coniglio e bisogna fare anche questa da qualche parte e il cinghiale arrosto qual è? È questo ragazzi, è buonissimo il cinghiale arrosto, non so voi ma io lo apprezzo tantissimo. Allora, facciamo così, lo mettiamo qua, scusate, più di 4 non me ne prende, perché non me ne prende, e facciamo, e gli altri? Ah, perché sono 20, devo farne di meno, devo farne 7. 7, crea, ok raga, ora la ora il cuoio di cinghiale abbiamo, il cuoio l'abbiamo fatto, abbiamo già 10 di cuoio, l'abbiamo qua, perfetto, questo lo prendiamo e lo mettiamo qua, perché non posso prendere questa e me la metto qua insieme, ok perfetto. Quindi adesso facciamo così, questa la mettiamo qua, ma Emma, questa la mettiamo qua, ok, e questa è da vendere, qui c'è il sale, questo qui adesso li mangiamo, cos'è questo qua che c'ho qua, fa vedere, questo lo mangiamo subito, perché abbiamo anche un po' di fame, facciamo così, mangiamo questo. E adesso a questo punto è semplicissimo ragazzi, questi ce li mettiamo qua pronti da mangiare. Adesso mettiamo via, abbiamo delle cose che non ci servono, a parte cos'è questa qua, questa è anguilla, questa è carne di coniglio, non ci interessa, se possiamo fare qualcosa con il coniglio, coniglio arrosto, ah sì, coniglio arrosto possiamo farne uno? Facciamo. Ok, e lo mettiamo, ne abbiamo già un altro? No. Quanto è? Lo mettiamo qua, anche lui. Ok. E poi cosa possiamo fare qua? Vediamo, questo cos'è? No. Due di sale, ci vuole questa? No. Vediamo, questa si può fare? No. Cosa si può fare qua? Questa no, questa no, questa no. Perfetto, basta. Ora mettiamo giù un po' di roba, ragazzi. Intanto qui siamo a posto. Vediamo solamente per fare il vetro cosa serve, poi ci salutiamo. Ci facciamo l'idea per fare il vetro, credo che sia qua nella cucina il vetro, livello 3 credo, non mi ricordo, vediamo vediamo se il vetro è livello 3, non mi ricordo più il vetro, per fare il vetro ragazzi, ok, allora ricordiamoci, pietra in aria, siamo pienissimi, e salice, va bene ragazzi, salice e pietra in aria. Detto questo, il Tuffo Mix vi saluta, andrò a cercare salici e pietra in aria per voi, per me, per Robin Hood, e io per adesso vi saluto qua ragazzi, ci salutiamo,
Vi ricordo, se volete lasciare un bel likeettone, un pollicione in su, per piacere. Se avete bisogno di qualche consiglio, aiuto per Robin Hood, un commento sotto. Se avete qualche consiglio da dare a me, invece, sempre un commento sotto, ragazzi. Potete farlo sia qua, sia anche nella sezione community, se volete, sia anche nel mio gruppo su Telegram, Tuffo Mix Games. C'è il link in descrizione, sempre in questo episodio, come c'è il link alla playlist, come c'è tutto quanto. Insomma, ragazzi, c'è tutto quello che volete, non manca niente. Io vi saluto, prima di tutto vi ricordo, se ancora non siete iscritti al mio canale, sapete cosa fare: un'iscrizione, costa nulla, è gratuita, ragazzi, quindi non vi costa niente, fatela se volete, ma non siete obbligati, la fate solamente se volete farla col cuore, altrimenti non fa nulla. L'importante è che passiate, fate un salutino, ci vediamo ogni tanto. Vi ricordo anche la live di sabato sera. E Tuffo Mix adesso vi saluta e vi dà appuntamento presto. Io andrò a cercare la pietra arenaria, ma ne ho in magazzino. Andrò a cercare il salice, quello dovrei andare a prenderlo. E faremo anche il vetro. E dopo potremo andare dalla donnina. La donnina era? Non mi ricordo chi era. Non era la donnina, era l'omarino, ragazzi, che vuole il medico che vuole costruire questo ospedale gratuito. Poi parlava di affitto, non ho capito ben bene sta cosa. Comunque, ragazzi, ci vediamo domani per il prossimo episodio. Ciao a tutti da Tuffo Mix. Ciao.